quando Hernan arriva al Tardini si scatena sempre un'emozione incontenibile. Non sono a loro. Per me è qualcosa di speciale, ma credo che la simbiosi che si crea con la città è qualcosa di straordinario, di bello. Quindi ogni volta che troviamo la scusa giusta come per scendere al Tardini è qualcosa di speciale. E di Mosca 99, di quel 12 maggio, che ci racconti a distanza di anni? Guarda, come tutte le cose, penso che indipendentemente dalla finale, di quello che può significare, noi ci ricordiamo tutta la cavalcata, perché veramente è una squadra incredibile e lo dimostra il fatto che nel quarto di finale avevamo battuto il Bordeaux 6-0, che avevamo battuto l'Atletico Madrid, avevamo battuto soprattutto in finale l'Olympique Marsiglia 3-0, una finale europea difficilmente si vedono e quindi ci fa piacere. D'altronde, statistica alla mano, purtroppo per il calcio italiano non c'è stata un'altra squadra che si sia ripetuta e quindi rimane l'ultima squadra italiana di aver vinto la Coppa UEFA, oggi Europa League. In un'ipotetica e fantastica, fantasiosa, chiamiamola come vogliamo, squadra del Parma del centenario, si vedrebbe Hernan Crespo con Cassano? Allora, prima di tutto, siccome faccio il mister, allora non soltanto mi metto centravanti, sono anche capitano, perché se la squadra la faccio io, me faccio io. E poi il resto, pensateci voi, no, indipendentemente di questo, guarda, far parte delle storie del Parma in qualche modo mi fa un enorme piacere. E questo è grande, questa città e questa squadra deve avere 100 di quest'anni e quindi siamo un po' tutti qui a aspettare i festeggiamenti, a aspettare questo grandissimo momento per tutti noi.